sto correndo. C'è un senso nell'esistenza, non c'è un motivo. Non avevo deciso di essere gettata in questo fiume pieno di movimento. Solo una frazione dello spettro dell'esistenza. Cerchiamo di applicarle al nostro concetto, ma falliamo. Nel vedere la grande immagine della nostra vita, quindi cerchiamo di strapparla in piccoli pezzi strani che chiamiamo secondi, minuti ed ore, e speriamo di mettere insieme il mistero della nostra esistenza. Vivere è sentire dolore. Sto scalando una montagna e durante ogni appiglio posso sentire il dolore nelle mie ossa. Spesso mi domando perché lo faccio, perché aspiro ad arrivare alla cima. Ma poi mi viene in mente. Ci sono dei rari momenti in cui possiamo percepire la vastità della nostra vita, del passato e del futuro. Qualche volta riusciamo a vedere la destinazione che si trova davanti a noi, limpida come l'acqua. Il nostro sentiero sembra già prestabilito e la direzione sicura. Poi cadiamo. E fa fottutamente male. Che cos'è il senso di tutto questo? Della moltitudine infinita di possibilità, mentre la nostra esistenza è invece limitata? Perché scegliere? Perché lottare? Devo fermarmi, ma il tempo svanisce. Dove una volta prosperavamo, ora il tempo ci ha raggiunti e ci ha portato alla distruzione inevitabile. La vita non è certa, la distruzione sì. È quella certezza che mi fa alzare e sopportare il dolore, mentre continuo sul mio cammino incerto. Sto correndo. Voglio andare dove il tempo non ha importanza, dove la decadenza non è ancora arrivata, dove non c'è nessun movimento e dove, finalmente, posso sfruttare il momento, circondarmene da tutti i lati, respirarlo e averlo intorno a me. Voglio dimenticare come ci sono arrivata e come continuerò nel futuro. Eccomi. Non posso scappare dal tempo e non posso cacciarlo, né posso cambiare il suo corso né separarmene. Sono un piccolo pezzo irrilevante nel corso potente del tempo. La vita è limitata. La fine arriverà e arriverà troppo veloce prima che io possa realizzarlo. La vita può essere senza significato, ma nella sicurezza che i nostri giorni passeranno possiamo trovare un senso. Posso solo riempire il tempo che ho con i miei sogni e aspirazioni. E sperare che abbiano una ripercussione nella grande immagine delle cose. E poi non ci sarò più.